e su due cuori una cappa. Sì, ciao ragazzi, benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qua perché voglio fare insieme a voi un pesto che non è una ricetta mia, ma è una ricetta che ho estrapolato da un canale di una nostra iscritta, che salutiamo. Migli 791? 471? Che sono gli autobus che passano nella tua testa? No. Brava, brava, non complimenti! Non mi ricordo, ma mi metto qua sotto il suo canale e allego il suo video, perché ho preso spunto da lei, ho visto questo pesto di friarielli e mi è parsa un'idea troppo bella per lasciarmela scappare e non provarla. Una volta l'ho provata, l'ho condivisa, ma citiamo la fonte. Migli, il merito di questa prova è tua. L'ho fatto un po' diverso dal tuo, ma è buonissimo lo stesso! E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per vedere come preparo il pesto di friggitelli, un'alternativa troppo carina all'uso tradizionale dei friggitelli, che io mi limitavo ad acquistare proprio perché tendevo a farli solo fritti, invece così li useremo a crudo e vedrete che bontà. Vi dico subito come lo faccio. 600 g di friggitelli, 30 g di pomodorini secchi, 100 g di olio extravergine di oliva, 50 g di parmigiano reggiano, 20-30 g di pecorino, 100 g di mandorle e del sale. A piacimento potrete aggiungere uno spicchio d'aglio, potete metterlo come non metterlo a seconda che lo gustiate oppure no. Non aggiungo pepe, però se volete ci sta benissimo anche il peperoncino. Cominciamo subito. La prima cosa da fare è togliere la calotta ai nostri friggitelli e pulirne l'interno. Allora, voilà. Così. Mano a mano che pulisco i miei peperoncelli, li vado a mettere all'interno del mixer. Li mettiamo all'interno del mixer con lo spicchio d'aglio, se lo mettete, e un pochino di sale. Metto anche metà dell'olio e do una prima ripassata al tutto. Creato un pochettino di spazio all'interno del mio mixer, aggiungo i tre pomodorini secchi, le mandorle e il rimanente olio e frullo il composto. Se non dovete consumarlo subito, conservatelo così. Se invece dovrete fare la pasta nel giorno stesso o nel seguente, nel successivo, potete introdurre adesso anche i formaggi, quindi pecorino, parmigiano. Ed ecco qua il nostro pesto, buono e pronto per essere accompagnato ad una pasta. Adesso, se questa pasta la volete più fresca e più shue shue, mi permetto delle locuzioni che non appartengono alla mia terra, ma allora usate così questo pesto. Se invece volete una pasta che sia leggermente più autunnale, con un sapore più pieno e rotondo e meno fresco, mixate con della ricotta, fate 50% di pesto e 50% di ricotta, il sapore verrà più delicato e naturalmente la crema si amalgamerà ancora meglio alla vostra pasta, che risulterà così essere ancora più voluttuosa al palato. Decidete voi se usarlo in purezza o al 50% con la ricotta, buonissimo in tutti e due modi, garantito. Bene, spero che questo pesto vi piaccia, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, ciao! Questi sono i nostri amici della Campania, penso che piacerà proprio. Ma no, deve piacere a tutti! Però fritti buttano un po' pesante, invece così rimangono una delizia che è leggera, mangiabilissima e buonissima. Vedrete che piatto molto molto particolare. Sei rimasto senza parole? No, no. Bene, quindi salutiamo Migli 550. No, 471 941, non me lo ricordo. Cos'è? Il tuo numero di telefono? Smettila! Brava.
non ci importa che cos'è, ci importa solo che lei sia una ragazza graziosissima. Andatela a scoprire nel suo canale, è un dolcissimo canale di cucina molto brava, una cucina tipicamente campana che io ovviamente adoro, quindi le mando un grande bacio, grazie per questo spunto e soprattutto con tutti voi ci rivediamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao.